Questa volta ci siamo. Dopo le diverse vicissitudini che hanno interessato la darsena borghese, lunedì 1 agosto questo splendido luogo, amato dai fanesi e frequentato dai turisti, verrà finalmente inaugurato in tutta la sua bellezza. Diversi gli interventi eseguiti, come ci spiega l'assessore Barbara Brunori. Abbiamo riqualificato sia a livello architetturale, appunto ripristinando tutte quelle che sono le parti murarie di discese, di percorsi naturalmente pedonali, come quella che, abbattendo anche delle barriere architettoniche come quella che è di fronte alla facciata del bene monumentale, ma anche la passeggiata romantica, quella che proprio si trova a bordo del porto e dove sono attraccate le barche. È una cosa veramente molto bella per la città, perché finalmente questo spazio sarà fruibile a tutti in tutte le sue parti. A questo si aggiunge anche la riqualificazione del verde nelle scarpate, con nuovi arbusti, fiori e un prato unico nel suo genere, che si andranno ad amalgamare ai vari salotti con sedute e tavoli in marmo bianco installati lungo la passeggiata. Inoltre sono state installate 6 telecamere di videosorveglianza, di cui 4 donate dall'ANMI e 2 predisposte dall'amministrazione. Grande attenzione anche per l'illuminazione. Un'illuminazione scenografica molto bella, che riguarderà sia la facciata, tutta la parte invece a perimetro delle cinte murarie e anche poi le scarpate. Oltre a questo avremo 3 videoproiettori che invece saranno un po' la continuazione di quello che è il Museo della Marineria a cielo aperto, che è un progetto turistico che abbiamo già iniziato da tempo e per cui metteremo a disposizione anche in quello spazio. La serata, con inizio alle ore 21, vedrà, oltre al taglio del nastro, una mostra curata dai Marinai d'Italia dal titolo La Shoah, i sopravvissuti e il mare, e a seguire uno spettacolo unico nel suo genere. Uno spettacolo nello spettacolo, perché all'interno di quella serata faremo il Molecole Show e quindi ci sarà un volo pindalico e molto sofisticato e romantico che allieterà questo taglio del nastro. 405.000 euro il costo dei lavori, di cui 75.000 finanziati dalla regione grazie al progetto FEAMP. Ora occhi puntati sugli altri 2 stralci che vedranno il collegamento dalla darsena borghese fino al faro del porto. A questo primo stralcio di lavori ne seguirà poi un secondo che avrà la realizzazione con la riqualificazione del sottopassaggio a cura di RFI, con una copartecipazione di spesa anche del Comune di Fano, che verrà realizzato entro il dicembre 2024 e verrà appunto consegnato alla città. A quel punto avremo anche lo smantellamento di quello che è il casellino, per poi continuare la passeggiata verso le spiagge.